Su Instagram mi scrivete in tante, questa cosa mi onora tantissimo. Tante domande, tecniche, meno tecniche, ma la cosa importante è il vostro feedback ogni volta. Ciao, io sono Marco, per gli amici su Instagram, Grazianion Made, membro della VPN, Associazione Veloce Pizza Napoletana, pizzaiolo dal 2008. 2 giorni fa ho pubblicato un post sulla pizza in teglia. Ragazzi, è andato da Dio e questa cosa mi ha onorato tantissimo. Allora ho pensato, perché non fare un bel tutorial sulla pizza in teglia? Fatta in casa, tra l'altro. Forno di casa, teglietta in alluminio. E quindi bando alle ciance e andiamo col tutorial. Iniziamo con l'inserire la farina all'interno dell'impastatrice. Facciamo partire la nostra impastatrice a velocità ridotta. Passiamo poi ad inserire il lievito. In questo caso io ho utilizzato del lievito secco che ho riattivato con un po' di acqua. Lo mescoliamo in questo caso e andiamo a inserirlo nella nostra impastatrice. Cominciamo con l'inserire il primo quantitativo di acqua che nel caso di idratazioni medio-alto dovrà sempre essere di 4 gradi, temperatura frigorifero. Passiamo con la seconda gettata. È essenziale che l'acqua sia molto fredda per evitare il surriscaldamento dell'impasto durante appunto l'impastamento. Passiamo ora con la terza gettata. Tra una gettata e l'altra è importante aspettare che l'acqua venga assorbita bene. E questo è facilmente constatabile con i vostri occhi durante l'impastamento. Bene, ora possiamo cominciare ad aumentare un po' la velocità. È molto importante in questa fase osservare il vostro impasto, perché solo così capirete la velocità di inserimento dell'acqua. Queste prime 3 fasi durano all'incirca 10 minuti. Bene, a questo punto possiamo permetterci anche di alzare la velocità al massimo. Questo serve per aiutare la farina, quindi l'impasto, ad assorbire meglio l'acqua e formare la maglia cotonata. Come potete osservare dal video, il contenitore è bello asciutto. Bene, adesso possiamo iniziare ad aggiungere lentamente la restante acqua, un passo alla volta. Aggiungiamo il sale e lasciamo girare l'impastatrice. Mi raccomando, lasciate assorbire bene l'acqua e poi dopo aggiungerete l'altra. Come potete notare dal video, si sta formando la zucca. Bene, mi raccomando, non andate nel panico nel momento in cui aggiungete l'acqua e rivedete tutto quanto sfaldarsi. È una cosa normalissima, accade, ma voi lasciate girare la vostra impastatrice e l'acqua piano piano verrà riassorbita. Continuate con queste operazioni, mi raccomando, lentamente, fino a quando non avete terminato di inserire tutta l'acqua. Importantissimo in questa operazione tenere sotto controllo le temperature. Bene ragazzi, sono passati circa 20 minuti dal momento di inizio. Se avete fatto le cose giuste, il vostro impasto, come vedete, sarà bello asciutto e pronto. Una spruzzatina di acqua e possiamo mettere il nostro impasto sul banco. Via!
Una cosa molto importante, il contenitore dovrà essere 3 volte più grosso del vostro impasto, in maniera che lui possa crescere senza che fuoriesca all'esterno. Ungendolo con un po' di olio, domani il vostro impasto si staccherà più velocemente. Bene ragazzi, spero che questo tutorial vi sia stato di aiuto. In ogni caso, se avete domande, lasciatele qui sotto. Iscrivetevi al canale e vi ricordo sempre, cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati per i prossimi futuri video. E qualsiasi domanda, scrivetemi in privato su Instagram o appunto commenti qua sotto. Ciao, alla grande e avanti tutto col prossimo impasto da Graziani Homemade.